Finisce 1-1 il super derby di prima categoria tra il Cavezzo, secondo in classifica, e la capolista Quarantolese. Un pareggio d'oro per gli ospiti che bloccano l'emorragia di sconfitte e tengono a più 7 il vantaggio sugli avversari a 4 giornate dal termine. Occasione persa invece per i padroni di casa, che dominano per buona parte del match ma escono dal campo con l'amaro in bocca. Si gioca davanti al pubblico delle grandi occasioni, a Siepato nella nuova tribuna da poco inaugurata. Il Cavezzo prende da subito in mano le redini della partita e al 26esimo passa il vantaggio. Tiro cross dalla sinistra che taglia tutta la difesa ospite e per Dondi è un gioco da ragazzi mettere dentro. Non pago, il Cavezzo continua a spingere cercando il gol del raddoppio, mentre la Quarantolese fa fatica a rendersi pericolosa. Stesso canovaccio nella ripresa, con i padroni di casa che però sbagliano davvero troppo sotto porta. Gol mangiato e gol subito, recita una delle leggi del calcio. Ed infatti al 75esimo la Quarantolese, alla prima vera sortita offensiva, trova il pari, con Gozzi bravo di testa ad anticipare tutti sul primo palo. Ultimo quarto d'ora varo di emozioni, il big match finisce 1-1. Le parole dei due mister, Luca Molinari della Quarantolese e Sergio Cestari del Cavezzo. Siamo andati in difficoltà nel primo tempo, abbiamo subito un tiro, purtroppo abbiamo preso gol, però bisogna dire la verità, al secondo tempo anche il Cavezzo è stata una buona squadra, il pareggio penso sia il risultato giusto per la partita che si è vista in campo oggi. È importantissimo ripartire, abbiamo fatto sicuramente un girone d'andata dove siamo andati oltre le nostre potenzialità. Questo non era il Quarantoli vero, un punto in 5 partite, oggi era importante non perdere, muovere la classifica, abbiamo rimossa e ci dà sicuramente carica. Ora serve l'ultimo sforzo per chiudere in bellezza. Adesso serve l'ultimo sforzo, domenica giochiamo in casa e poi ci sono le ultime partite, si deve partire sicuramente la domenica per ripartire forte. E oggi, secondo me, soprattutto nel secondo tempo, non avevamo concesso praticamente niente, creato due occasioni che erano veramente incredibili e pareggiare una partita così è veramente un peccato perché i ragazzi meritavano sicuramente di vincere, però insomma, è andata così e sono contento che abbiamo fatto una prestazione buona di carattere. Adesso bisogna tenere botta fino alla fine. Per il primo posto è finita? Per il primo posto penso di sì, perché bisogna impazzire per perdere 7 punti in 4 partite. La squadra 40 di forte, quindi è difficile, ecco, però insomma, siamo lì e noi cerchiamo di fare il massimo, poi vediamo la fine.